Se tu stai pianificando le tue risoluzioni di fine d'anno in questo momento per l'anno nuovo, come in genere si fa, stabilisci i tuoi obiettivi, i tuoi goals, come diciamo in coaching. Ecco, una cosa che mi sento di lanciarti, di dare come un là per creare la nuova musica di quest'anno che arriva, è di includere l'obiettivo o, se vuoi, settare l'intenzione di connetterti più in profondità con la vera e autentica, potente te stessa. Ciao anima bella, sono sempre Elena di Elena Tione Healthy Life Coach. Sollievo per donne con bulimia. Questo è l'ultimo video che io giro per questo 2021, un anno di transizione che ha visto accadere tantissime cose per me personalmente, veramente particolari in senso positivo, dopo un avvio piuttosto turbolento. E quello che voglio augurarti dal cuore è che il 2022 possa essere per te e per me un anno pieno di amore, di gioia, di guarigione a tutti i livelli, di sollievo a tutti i livelli e, perché no, di magia e di sogni che si avverano finalmente. Decretiamolo insieme e così è. Se posso, vorrei condividere un segreto, un ottavo segreto, oltre i sette segreti Mindbody che nessuno ti ha mai rivelato prima. Un mio video di anni fa, sempre qui sulla Mindbody Coaching TV, te lo linko qui sopra nelle schede. Voglio condividere, se posso, oggi con te un ottavo segreto, prima però di entrare nel vivo di questo tema. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, metti un bel like a questo video e attivati la campanella delle notifiche in modo da restare aggiornata con ogni nuovo caricamento. Occupandomi di sollievo da dolore cronico, stress e altre situazioni croniche e come health coach e come life coach per creare davvero la vita dei nostri sogni. E avendo scoperto la creazione intenzionale consapevole nel 2020, il segreto è la cosa più semplice del mondo. L'ottavo segreto, l'otto nel biliardo che va in buca, l'otto è il simbolo dell'infinito. E il simbolo dell'infinito racchiude l'essenza della verità, che il punto di potere è sempre il centro, il momento presente. Il segreto per il tuo percorso, il tuo buon cammino, come ho sempre detto, per tutte queste cose meravigliose, amore, gioia, relazioni appaganti e impegnate, magia, sogni che diventano realtà e ogni bene possibile, è il cammino che porta ancora maggiore benessere, ancora più amore, ancora più magia e ancora più gioia in ogni aspetto della mia vita, della tua vita, delle nostre vite. Perché un mondo di persone realizzate e felici è un mondo migliore. Il segreto è concentrarsi su quello che si vuole. Il segreto per concentrarsi su ciò che si vuole è incontrare noi stesse, connetterci, comunicare con il nostro sé autentico profondo attraverso tecnicamente il bilanciamento del sistema nervoso, il corretto fluire dell'energia vitale nell'organismo, con l'iniziare a dare priorità numero uno assoluta al nostro divertimento, alla nostra creatività, al nostro benessere, il che significa onorare noi stesse, onorare la vita
che scorre in noi, che è la cosa più preziosa, il nostro tempo e la nostra vita. Ultimamente, anche qui in pubblico, sulla Mindbody Coaching TV, ti linko sempre qui sopra nelle schede il video, ho parlato delle affermazioni e del loro potere. E fin dall'inizio ho spiegato che il potere di guarigione è dentro di noi, realmente, la cosiddetta vis medicatrix natura. Una delle affermazioni alle mie clienti, e ne parliamo tantissimo nella Mindbody University and Community di Libertà dal Dolore, approfitto per salutare tutte le ragazze, perché avvengono degli scambi molto 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 ricchi di apprendimento per tutte noi, per tutto il gruppo. Ecco, una delle affermazioni che mi piace sottolineare e offrire, se risuona con loro, le mie clienti appena iniziano questo percorso di guarigione Mindbody, è: sono sul mio buon cammino di autoscoperta di me stessa, che è strapieno di meraviglie, splendide sorprese, gentilezza per me stessa, estrema gentilezza e amore. Amore puro, incondizionato per il mistero di chi io sono. Sì, lo so, è un'affermazione lunga, nutrita. E ogni donna poi crea un suo proprio mind-body mantra, una sua propria affermazione che possa creare la nota dominante delle proprie giornate. Ora, nella mia esperienza sia personale che professionale, questo è il buon cammino di guarigione, questa è la direzione che porta alla guarigione non solo fisica, a tutti i livelli. Perciò, se tu stai pianificando le tue risoluzioni di fine d'anno in questo momento per l'anno nuovo, come in genere si fa, stabilisci i tuoi obiettivi, i tuoi goals, come diciamo in coaching. Ecco, una cosa che mi sento di lanciarti, di dare come un là, per creare la nuova musica di quest'anno che arriva, è di includere l'obiettivo, o se vuoi settare l'intenzione, di connetterti più in profondità con la vera e autentica, potente te stessa. Che cosa significa in concreto? Significa che se noi utilizziamo il vecchio modello che non funziona del fare, fare, fare per avere, 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 così potrò essere, essere, essere. Questa sorta di pseudo soluzioni guidate dall'laser mind, dall'adrenalina, dal cortisolo, che appunto richiedono un grande sforzo e una grande eccessiva movimentazione che parte da un senso di mancanza. Tutte queste pratiche non funzionano mai perché non partono dalle vere fondamenta, essere. La profonda e duratura guarigione non arriva dalle tecniche, come ho già spiegato in un precedente video. La reale chiave non è quello che pensi. Il sollievo duraturo, la guarigione, la relazione dei tuoi sogni, la carriera dei tuoi sogni, qualsiasi cosa che vuoi creare nella tua vita, cominciano dal fonderti con la tua vera essenza, la vera te. Quella che nel metodo Mindbody chiamiamo inner healer o guaritrice, saggezza interiore. E è stato così per me fin da quando ho scoperto il Mindbody Coaching, grazie a una delle mie mentori, Abigail Morgan, che
io ringrazierò a vita, un'altra sorella d'anima. E mi sono accorta che questa cosa l'ho sempre fatta, decidendo sempre quello che il cuore mi sussurrava di fare e non la testa o quello che mi dicevano gli altri. Quindi il mio augurio per questo nuovo anno e per sempre in realtà è che tu possa seguire questo percorso di continua autoscoperta di te stessa mentre evolvi come persona e come anima, se vuoi. Autoscoperta, incontrare la vera te, onorarti, rispettarti e metterti sempre al primo posto, apprezzarti e coltivare la tua naturale gioia interiore, perché tu sei, esisti, sei unica e speciale, non c'è nessun'altra come te e il mondo ha bisogno di te. In un senso, ognuno di noi è creato perché c'era bisogno proprio di questa persona, perché mancava proprio quella individualità in tutto l'universo che tu rappresenti e nessun altro può. La tua presenza, la tua essenza conta, è più che importante, è essenziale. L'universo non può esistere, letteralmente non può esistere senza di te. Quindi non importa dove vado, non solo ti meriti ogni bene possibile, ma semplicemente è un tuo diritto di nascita ottenere quello che naturalmente il tuo cuore desidera. E riconoscere questo, amarti, apprezzarti, onorarti ogni giorno e sintonizzarti in maniera fine di precisione con la vera te. Nella mia esperienza, senza dubbio il modo più veloce e più efficace e pratico per alleviare ogni tipo di stress e dolore e per creare davvero la vita che vuoi, focalizzarti su ciò che vuoi e amplificare di, sempre di più, come se lo avessi già e come se sentissi che quello a cui aspiri è in arrivo per te, perché lo è. Voglio ringraziarti dal più profondo del mio cuore per fare parte di questa mia vasta community online in generale, del metodo Mindbody, delle risorse gratuite qui sulla Mindbody Coaching TV, sul blog. Sia che tu sia tanti anni che mi segui fin dall'inizio, sia che tu sia nuova, sia che tu sia nuova e che abbia iniziato ora i tuoi primi passi in questo tuo buon cammino. Con tutto il mio cuore, di cuore, ti auguro un meraviglioso 2022 e ancora tanti, tanti, tantissimi momenti pieni di tutto ciò che più al mondo desideri. Sei grande e puoi veramente creare ogni cosa che desideri. Moltissimi auguri e un abbraccio da Elena. Ciao.